gente. Ma siete ancora tutti qua? Vai. Oh, oh, oh. Oh, oh. Quinta puntata. Maria, qua ti proprio ti voglio scatenata. Che bella! Vedi Marmalade il titolo. Scusate, ma era... No, era un bel momento. Di fans. Un'emozione da poco di Anna Oxa. Ma sì, ma andiamo! Susan Vega con Tom's Diner. Ok. Possiamo capire se questa strada è una buona soluzione, oppure se è la classica cacata del vostro giudice. Gnas Barclay Crazy. Wow. And I think I'm crazy. Bellissimo. Don't look back in anger degli Oasis. Come cazzo lo faccio? Adesso non credo sia il momento di fare una cazzata. Avevo l'idea di proporre un brano popolare calabrese che si chiama Ritornella. Ha senso fare una cosa dove riscopri un po' le radici. Essendoci ospite Max Pezzali. Bellissimo. Cantate tutte e tutte uno dopo l'altro. Importantissimo il tuo. Gli anni. Ma no, bellissimo. Nessun rimpianto. Mamma mia, che bella. Vado? Uè, sei un mito, bellissima. Iconica, amici. Vabbè, una hit. Insolito, una canzone d'amore. Se solo avessi le parole. Basta, direi che l'assegnazione è giusta. Ecco qua, il momento sacro. Il momento d'attesa. Tu lo vuoi? Sì, sono stanchissimo. Vedi. Sono provata. Già che vuole il caffè significa che siamo messi male, eh? Sì, vuol dire proprio che sono provata. Aspettiamo di vedere l'esibizione di giovedì, ma ci serve la giusta forza. Arriva, non arriva, arriva, non arriva, 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 non arriva, arriva, arriva. Arriva. Ciao! Buongiorno. Ciao. Oddio, che paura, tu sei scalza. Come stai? Sapere loro come stanno a questo punto del programma è abbastanza importante per me. Partiamo da questa fantastica puntata di ieri sera. Giostra, com'è andata? Rapidissimo, figo, ma rapidissimo. Tu? Io ero felicissimo di cantare la parte su Gustavo, che è il mio migliore amico, che era lì nel pubblico. Senza andare fuori corso, il mio amico Gustavo si laurea in psicologia. Eravamo tutti felicissimi perché abbiamo percepito proprio la celebrazione di quello che, su cui abbiamo lavorato per tutto questo tempo qui dentro, no? Non basta un raggio di sole in un cielo blu come il mare, perché mi porto un dolore che sale e che sale. Si ferma. Ma la giostra è stata assurda, nonostante è stato rapidissimo, però a metà brano mi sono quasi emozionata e di questo ero molto felice. Quindi andiamo a vedere Matteo, dai. Andiamoci a vedere questo chitarrista. Messa in scena bella, secondo me. Mazza. Signore, è stata una svista. Abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Io sono salito sul palco veramente felice, con una voglia di stare là, con tutti gli altri miei me che mi spalleggiavano. Sono stati carinissimi i ballerini. Diciamo che il mio falsetto non è stato proprio uno dei migliori falsetti della storia. Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Non so come ti posso dire che pensavo molto peggio da quello che... Non era precisa. Però in prova l'avevi fatto meglio. Mi mortifica da morire quando sbaglio musicalmente su un palco così grande, soprattutto perché canto una canzone di qualcun altro che fosse la mia e sbaglio sulla mia, dico sti cazzi. Io, avendo molto rispetto per la canzone, per il lavoro degli altri, non voglio sbagliare. Sì, dopodiché Matte, proprio... quello che passa secondo me è quello che tu non sei per niente. Tu sei un ragazzo molto umile. Quando poi vai lì sembra sempre un'altra cosa. Passa una freddezza, una poca empatia che tu non hai assolutamente.
Lui rischia che non si veda questo ed è un peccato di lui. Passi sono stati eliminati due, no? Io penso, la gente t'ha votato, sei lì, uno un po' deve essere felice. Matteo Liano, complimenti, ci vediamo giovedì prossimo. Gioisci, fatti vedere che sei contento. Non può essere sempre solo triste per quelli che escono e non manifestare neanche mai un po' di, come dire, grazie, perché a me fa piacere restare qua. In un programma televisivo, raga, è inutile che vedi queste dinamiche, contano. Se scegli di fare un percorso come questo, scegli anche, come noi giudici facciamo, di mettere un po' in piazza, volente o nolente, te stesso. Credo che ci sia bisogno, cioè, della tua umanità. Hai ragione. La vivo come un piccolo scoglietto. Dire, ah, mi devo lasciare ancora più andare. Qualcosa cambierà. Cambierà, io spero, perché comunque, dai, ormai è quasi finito questo percorso e mi piacerebbe lasciarmi andare totalmente. Commenti. Ah, è vero, commenti Matteo. Matteo, vediamo, dai. Sono Matteo Alieno Sessuale. Bellissimo. Primo botto. E iniziamo col botto. Allora, poi. Bellissimo. Vediamo la seconda bomba. Sono Matteo Alieno Sessuale. Spero che non ci siano i Matteo Alieno Sessuali fobici. Ah, piccato. Liberate la vostra Matteo Alieno Sessualità. Bella questa. È incredibile, cioè, ragazzi. Vediamocela buona questa che ci può servire. Io la prossima presentazione è già fatta. Non so cosa vuol dire sono Matteo Alieno Sessuale, sinceramente ho paura. Non posso stonato stasera, non mi è piaciuto, peccato. Peccato. Comunque Matteo Alieno si merita tutti i pianeti, che bello. Bello sto commento, mamma mia, che bello. Andiamo da Angelica, andiamo da Angelica! Passiamo dalla matta. Ammetto che ho paura, premetto. Di vederti? Beh, un po' paura, poi ti spiego perché. Too long. Provavo agitazione, durante l'esibizione è successo qualcosa che non doveva succedere, mi sono bloccata completamente e mi sono trovata a una parte del brano dove per forza di cose mi sono trovata a dover improvvisare. Non è stato per niente facile e quindi non ho la minima idea di che prodotto è uscito. Che bello, a me è piaciuto tantissimo. Cosa dici tu? Tutto, devo dire cosa è successo lì sopra. Ho improvvisato tutta la seconda parte, un po' improvvisato in quel momento là. Avevo il cervello completamente andato. Mi è scattato un qualcosa di assolutamente inaspettato. Ci sono note legate che avevamo scelto di non fare, no? I've been loving you. Perché quella dà un'epicità a un pezzo che non è epico, che sta cantando la fine di una cosa in modo violento. Sì. Quindi qualcosa sicuramente sì. potevamo farla meglio. In un percorso come questo non si può sempre strafare, bisogna anche accettare che certi cali fisiologici ci siano. Dormelo come un mestiere. Le canzoni di Angelica sono tutte uguali, non sono d'accordo. Non riesce ad arrivarmi nonostante sia bravissima. È una spanna soprattutto, forse iniziate a criticarla perché è la sua bravura che vi ha stancati. La verità è che se avesse portato questa canzone alle audizioni l'avreste osannata così come per Generale e tutte le altre. Io con questo commento sono talmente d'accordo che basta così, siamo felici lo stesso. Abbastanza. Abbastanza. Tu stai facendo un percorso inattaccabile, ti stai mettendo alla prova. Ogni puntata abbiamo scelto un genere diverso perché è oggettivo. Cercando di fare ogni volta il meglio, non è che noi ci arriviamo in cattiva fede qua. Se dal primo giorno qualcuno fuori ha detto alla vincitrice tu adesso non ne devi pagare le conseguenze. Non penso di aver fatto cose uguali, anzi dentro di me so quanto sono andata fuori dalla mia comfort zone. Probabilmente facendoti spingere o mettendoti sempre in condizioni di no, trovare l'energia. In realtà abbiamo perso dei colori della tua voce che a mio avviso vanno recuperati perché sono di una bellezza rara. Pensiamo al graffio di lei, a quella che l'ha resa riconoscibile, che era un graffio non solo vocale, cioè non era solo una voce roca, era una voce che proprio veniva da dentro. Sì, beh, è un po' anche la mia impressione di questo percorso, sento di aver snaturato un po' di cose.
mi rendo conto che sembra quasi come se non riesco ancora a viverlo come un mestiere, perché poi di lavori ne ho fatti. Come ho iniziato a prendere consapevolezza di dove stessi, ho perso tutto, ho perso la natura, ho perso quel mio modo di vivermi le cose, che alla fine per me era bellissima, anche me ne rendevo conto. Adesso, cavolo, quando sento la mia voce su ogni esibizione dico no, cioè ma perché? Ma non la sento quella roba lì che c'avevo dentro, ma perché non mi è uscita, perché non è... Mi odio un pochetto, cioè non... Perché vorrei veramente proprio finire un'esibizione e dire brava, va bene così, ci hai messo quello che ci devi mettere. E tu sei anche fin troppo giudicante con te stessa. Sto imparando anche un po' a... grazie a Matteo, perché poi mi deve sempre controllarmi, deve sempre rimettermi un po' così, riabbassarmi, perché io talmente mi giudico che a volte arrivo proprio a livelli, madonna, esageratissimi. Sto imparando a perdonarmi. Matteo, in questo percorso mio, insomma, personale, è una spalla solidissima. Partite da due presupposti diversi. Mm-hmm. Tu sei già uno che fuori ha fatto delle cose e si comporta da chi lavora con la musica. Diverso è lei, che sta cercando di trovare il suo posto in un ambiente che la vorrebbe già... divina, finita, consapevole, no? Mm-hmm. A lei manca il pezzo tuo, a te manca il pezzo suo. Io vorrei, da parte vostra, lo sforzo di scambiarvi un po' i ruoli. Sì. Visto che siete così uniti, tu insegnagli ad aprire tutto. Forse prima. E lui ti deve spiegare come far diventare questa dote incredibile che ha un mestiere. Perché c'hanno tutte e due le cose dentro. Dai, adesso voglio riprendermi veramente. Cioè, davvero, stiamo andando avanti, sta quasi finendo questa cosa. Ora lo devo fare proprio bene. Siamo gli ultimi rimasti della squadra. Gang. Stai zitto. No, io non me l'aspettavo, cioè non... Non ci credevo. Ero pronto a prenotare il sushi con i miei amici tipo sabato. Infatti quando siamo passati ero tipo... E mo che si fa? Ehi. Hey. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Oggi ci sarò io, quindi vi farò io l'assegnazione. Va bene. E ci vedremo la vostra esibizione di giovedì. Va bene. Dai. Impressioni? Prossima domanda. Prossima domanda, va bene. Ci andiamo a vedere l'esibizione? La giostra è stata una visione, cioè nel senso... Lineare. Lineare, esatto, come ha detto Francesco. Sembrava che avessi un po' tipo gli attacchi di adrenalina, io quando sono tipo... Però ci stava, dai. Che dite? Ci stava. Qua ci stava. No, secondo me questa l'avete portata a casa, poi riuscite sempre a creare con questo medley un po' di... Movimentazione anche per il pubblico. Ah, sì. Ho visto Casato da astronauta rivestito. L'astronauta al piano. Beh, un pezzo che era sicuro per noi, quindi eravamo a casa suonandolo e sì, è venuto bene. Andiamo a vedere la seconda manche. Della Mission Impossible. È una Mission Impossible, è stata? Mm. Peggio. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. Un cantante non può steccare, mettiamo in chiaro questa cosa. Però, dai, si può non giustificare, però, dai. Ma
Non ho capito perché a me non mi si sente nel mente. Perché è tanto distante dal microfono rispetto a lui che mi si è attaccato. Okay. Essendo un microfono dinamico gli devi stare sempre super attaccato. Perché sennò prendo il tuo. Sì. Vedi che ci stai distante. Ragazzi miei, abbiamo fatto quello che potevamo alla fine. Picking up a good vibration. No, hai fatto bene il twist finale. Sì, ma quella era organizzata. Ma riguardandovi, che impressione avete? Molto, molto meglio di quanto pensassimo sia andata. Secondo me l'avete fatta alla sufficienza. Avete raggiunto il 6. Allora, io sono molto autocritico, quindi ti dico di no. Per il resto, però, poteva andare molto male, poteva andare meglio, come tutto. Ma sì. Cioè, era impossibile. Gesù ha voluto che rimanessimo qua in loft e ci ha fatti rimanere. Cioè, mio Brian Wilson. Sì. Gesù Brian Wilson. Bene, ci sarà una puntata che è divisa con due manche. E solo alla fine delle due esibizioni, il classico, i due meno votati andranno al ballottaggio e poi ci sarà l'eliminato. Quindi soltanto uno eliminato. Uno eliminato, okay. Sì. Meglio, no? Siamo in una situazione. Siamo in una situazione. Siamo in una situazione. We're in a situation, man. Sì, no, io non mi faccio questo tipo di problemi. Uscire una fine, penso a portare bene il pezzo. Sì. E basta. Ci sarà una manche a tema Pezzali, Max Pezzali 883, perché sarà ospite della puntata e quindi ci sarà una manche un po' celebrativa. Okay. E ognuno di voi farà una delle sue hit. Sì. E andiamo a scoprire un po' le assegnazioni. Per la manche libera, vediamo se lo riconoscete. Un uomo onesto, un uomo probo, tra la 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 la, tra la la le ru, si innamorò. Conoscete il pezzo? Allora, è di André, però il nome non mi viene. La ballata dell'amore cieco. No, io non lo conosco. Gli disse poi. Tu di André non lo mastichi, o lo conoscete, ma c'è zero, nulla. Quindi sarà per voi un'altra bella sfida, ragazzi. È un pezzo molto tough. Allora, invece, per la manche dedicata a Pezzali e gli 883. 883 li conoscete? Agosto dell'83. Ma cos'è, un gruppo dove c'è lui frontman? Sì, sostanzialmente sì. Ha senso. Sì? No. Sì o no? Però dico sì, perché sì. Il pezzo è questo. Capisco che gli. Però questa la conosco. Bella toppa, c'è l'italiana. Sì, sai. La regola dell'amico. Yes. Secondo me pure questo è comfort, dai. Sì, questa è. Cioè, ci sta. La regola dell'amico è quando, se tu sei amico di una ragazza, non potrai mai essere il ragazzo di questa ragazza. È la friendzone del mesozoico. Bene. Dai, cioè, mi sembra che rispetto alla puntata precedente state un po' più tranquilli. Forse. Sì. Raga, no, sì. Ormai dico, di solito, siamo già usciti. Non cioè, ci facciamo questo che non è una cosa. L'abbiamo già fatto, ragazzi. Siamo avanti noi. O indietro, non c'è. No, va bene, ragazzi. Andate in sala prove, suonate il più possibile, studiate. Dai, fate attenzione soprattutto alla parte vocale, sì. Le intonazioni. Cioè, studiate bene pure con la vocal coach che vi aspetta. Lo faremo. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Allora, intanto spieghiamo la puntata prossima, perché c'è una puntata prossima. Cioè, per fortuna c'è, dai. Allora, ci saranno due manche.
La prima è assegnazione giudice, come al solito, e va da sé. Okay. La seconda è assegnazione super ospite. Quindi il super ospite è Max Pezzali. E quindi voi canterete anche una bella canzone di Max Pezzali. Ammazza! Una musica che unisce in modo sfacciato. E la musica dagli 8 agli 80 anni credo sia appannaggio solo di Max Pezzali. Come avverrà l'eliminazione? I meno votati delle due cose. Mamma mia. Ballottaggio. Ho capito. Questo live avrà un'eliminazione. Facciamo un sospiro di sollievo perché sarà meno dolorosa della scorsa puntata sicuramente. La prima manche, noi ce la giochiamo con questa canzone che adesso sentirai. Vai. Sei pronta? Mi fido. Wow. Bella. Anima fragile di Vasco Rossi, il grande Vasco. La vita continua, non più scherza di noi. Mamma mia. Che siamo lontani ormai. Un po' di paura c'è nel toccare questo gioiellino qua. Mamma mia, mi ha fatto abbracciare. Però lo adoro, c'è un brano incredibile. Secondo me qua davvero recuperiamo i colori di questa voce stupenda che tu hai. Per la prima volta non la stai cantando a nessuno, ma stai cantando Anima Fragile a te stessa. Questa è la missione. Mission impossible. Credo che siamo veramente tutti anime fragili. Poi fragile non è per niente una cosa negativa, anzi credo proprio che dalla fragilità nasca la vera forza. Dai, mi voglio volere bene. Poi, aspetta, c'è la manche quella pazza, aspetta. Pazzinella. Sei pronta? Manche Pezzali. Mamma mia. Manche Pezzali, si chiama così. Uno. Lo sapevo che era questa, lo sapevo. Guarda, mi detto Manche Pezzali, ho detto così. Come mai? Cioè, lo sapevo. Tutti insieme! Io proprio come mai? Ma chi sarai? Per farmi stare qui. Quanto sono qui seduto in una stanza. Pregando per un sì. Era una roba mia, un mio desiderio. Io sono molto legata a questo pezzo. In questa canzone ho pianto tutti gli amori mai iniziati. Hai dei dubbi? No. Sicura? Perché io non lo so fare per me, per te, ma che ci frega? In questo brano credo di poterci mettere il mio timbro, perché mi ispira tantissimo. Bene, adesso passiamo al nostro amico Matteo Alieno. Sei pronto? Vai. Prima manche. Chiudi gli occhi. Mamma mia. Costruire, di Niccolò Fabi. Una gioia. È un cantautore immenso che dovrebbero esisterne 100.000 come lui. Ma c'è tutto il resto, vai, e tutto il resto è giorno dopo giorno. E giorno dopo giorno è silenziosamente. Che è quello che ci stiamo dicendo tutti, no, qua dentro. E costruire è sapere. Costruire è sapere e poter rinunciare alla perfezione. Sarai bravo e mi farai piangere di bellezza e di felicità. Mamma mia, che pezzo. Si è beccato costruire, che restituirà alla sua invece bella empatia la possibilità di uscire fuori. Vuoi sentire quella della Manche Pezzali? Vai, sei pronta? Ah, questa sono curiosissima. Ne parlavamo tanto tanti anni fa. Ah, no. Di quanto è paranoica questa città. Della sua gente e delle sue manie. Due discoteche, cento farmacie. Questa è perfetta. È un pezzo che non sentivo da un po' e mi ha sempre fatto viaggiare, perché è un po' storytelling, no? Con un Deca, è quel Matteo che conosciamo, che proprio te strilla in faccia la verità, te la pigli, te la porti a casa e fai pippa, come si dice a Roma, ok? Vai, ci sto. Grandissima. Ci siete? Abbraccio da Tridente Romano. Vai! Dinamo! Ho delle belle speranze rispetto a recuperare i ragazzi e la musica. Mi piacerebbe rivedere loro protagonisti di questo show, davvero. Ciao, raga! Ciao Ambra, ciao. Grazie. I can't. Bolle! Sara. Ehi, Maria, scusami. Vieni con me. Vengo con te. Sì, dobbiamo prendere qualcosa.
Ammazza! Non sono un bello. Po', eh? Bene. Dai, metà tu, metà io. Emanuele Farina! Maria Tomba! Il solito Danny ne ha due! Star Pilot! Bella, bella, bella! Ha scritto una bambina di 8 anni, raga. Pensavamo che insomma ci portassero le lettere dei parenti, però in verità sono invece arrivate le lettere da persone che ci sostengono. Einstein Pilot, siamo Alice, Laura e Chiara. Frequentiamo la seconda media, siamo già vostre fan. Ormai siete diventati i nostri santi protettori per le verifiche in classe. Ah, no. Infatti ogni volta che dobbiamo fare qualche tipo di test brighiamo nel nome degli Stand Pilots. Farina santo amen. Farina santo Farina. Ma che adesso è di più, è santo, è santo Farina. Di volta abbiamo obbligato tutti i nostri compagni di classe a installare l'app di Spattor per dare a voi tutti i 10 voti a disposizione. Così che non andrete al ballottaggio. Dai. Questo mi piace, per il solito Dandy, non ti davo 2 lire, invece stai dimostrando a tutti come si canta col cuore. Bravo, ciao Graziella, grazie Graziella. No, è bello questo. La mia lettera è una poesia, è tutta in rima, è bellissima. E leggi, amate. Ci voleva il tuo caschetto a ridare voce alla speranza. Ci volevano i tuoi occhi a guardare in lontananza. E non me ne frega niente se quel modo un po' retro, quel tuo look vintage e pulito è frutto di uno studio approfondito. Mi piace un sacco. In fondo sei così, semplice e imperfetto, che proprio quando ti sembra di sentire un difetto, si apre a sorpresa e ci lascia tutti con l'anima in attesa. Lisa, sei stupenda, grazie, bellissimo. Mi ha scritto, ciao Maria, mi chiamo Emma, ho 8 anni, ed è da quando è iniziato X Factor, che sei la mia preferita, penso che vincerai di sicuro. Dai, carinissima Emma, poi piccolina, cioè 8 anni, mi ricorda tanto me. Ti voglio bene, pigiamina, un bacio grandissimo, Emma. Ciao Emma, grazie. Grazie. Ti voglio bene tanto anch'io, ti mando un abbraccio forte, un grosso bacione e tanto amore. Grazie. Poi vedo una lettera di una persona che mi sta tanto a cuore, il mio compagno di scuola, che è la Pigna. Tu sei diventato un mio compagno di scuola, io quando ascolterò questo brano mi ricorderò di questo momento e ti ringrazio per questo. Grazie a voi, possiamo salutarlo, ciao Pigna, ovunque tu sia. Ciao Pigna, grazie. Quello che ci ha sempre unito è il nostro potere di vivere ogni cosa come un'avventura, proprio come veri pirati, pronti a solcare i mari della fantasia. Anche crescendo abbiamo mantenuto in noi quei 2 bambini, 3 weekend indimenticabili, poi ci sono tutte le avventure che abbiamo fatto anche dopo, cioè che ci buttavamo nella neve, facevamo i cretini in giro anche se eravamo già grandi. Compagno di scuola! Quando cresci in fretta non ci sono molte parole, se non quella consapevolezza di avere un amico al proprio fianco, sempre e comunque. Lui è quell'amico al mio fianco, sempre e comunque. E penso che lo sarà per sempre. Guarda sto cretino, cosa mi deve venire a scrivere adesso proprio.